se metto a paragone questo lavoro come lo facevo 50 anni fa, è evidente che non c'è paragone. Ma non c'è paragone da nessun punto di vista, non c'è paragone dal punto di vista tecnico, non c'è paragone dal punto di vista delle tempistiche, dell'organizzazione, eccetera. Poi a un certo punto il doppiaggio è cambiato quando hanno cominciato ad arrivare in Italia le prime telenovela, hanno avuto sviluppo le televisioni private e da lì il doppiaggio ha cominciato a cambiare, è diventato da un grande lavoro da grandi artigiani, è diventato un grande lavoro da industriali, cioè non è più un lavoro artigianale, è diventato un lavoro molto molto più industrializzato, con i pregi e i difetti di questo tipo di lavoro, perché le tempistiche sono cambiate, il lavoro è diventato più frenetico, più caotico e purtroppo anche dal punto di vista economico è peggiorato, perché c'è tanta concorrenza. Ma la concorrenza non sarebbe un male, perché la concorrenza in genere è un buon incentivo per il lavoro, ma quando la concorrenza non è propriamente quella vera, quella giusta, ed è una concorrenza al ribasso dei prezzi, eccetera, diventa qualcosa di negativo. Avete i tempi stretti? Abbiamo i tempi stretti come nel mondo del lavoro, i tempi che prima erano un po' più dilatati adesso sono sempre più stretti, più che altro perché è cambiato anche molto il mercato, almeno per quanto riguarda il cinema, ma anche il televisivo ormai non fa eccezione, è cambiato molto il mercato, c'è molta più contemporaneità, prima i film in origine arrivavano poi a noi dopo mesi e mesi, adesso ci sono le uscite, le anteprime mondiali in tutto il mondo, le uscite in contemporanea, questo fa sì che anche quelli che un tempo erano dei tempi morti del nostro lavoro invece sono diventati tempi ancora più vivi, e quindi il lavoro è continuo e sì, purtroppo le tempistiche si abbassano, ovviamente per il grande cinema si cerca di rispettare dei tempi che salvaguardino soprattutto l'aspetto artistico, perché ovviamente minor tempo e poi vuol dire qualcosa sicuramente che va a scapito della qualità. 30-35 anni fa un film si faceva in 20 giorni, un mese. Avevi la stessa scena con Corrado Gaiba piuttosto che un altro, io ero piccolino e magari dovevo dire solo buongiorno signore e quello c'aveva tutta una pagina, non facendo le colonne separate, lui non sbagliava perché naturalmente era un po', io cominciavo e magari dicevo buongiorno signori e quello, cioè, una volta, due volte, perché il lavoro ricominciava. Cioè l'anello ripassava, è un po' come in teatro, si facevano le prove e tu fino a che non andava bene, adesso è una vista, un'incisa, purtroppo anche nei cinematografici. Naturalmente nei prodotti cinematografici c'è un maggiore agio, quindi si riesce a provare un po' di più, però sui seriali, sul televisivo, spesso e volentieri si va a una velocità che non era immaginabile fino a 10 anni fa. La proporzione è che è stato ridoppiato, c'era una volta in America, ci hanno messo 6 mesi, nel 2001-2002 quando noi l'abbiamo rifatto ci abbiamo messo una settimana. Se tu entravi in sala e c'avevi 5 anelli a turno, in 3 ore e mezza facevi 5 anelli, gli anelli duravano 1 minuto, adesso in un turno ne fai 100. L'anello è un pezzo di film che gira in continuazione, adesso non c'è più l'anello perché stiamo sul digitale, quindi... però il tempo che dura quella scena lì è di un minuto e due, non più di quello, che gira sempre lo stesso e te la rivedi quante volte vuoi. Come al solito, è una professione che rimaneva in un ambito e che è uscita allo scoperto. Quando è uscita allo scoperto, come tutte le cose alle quali viene tolta la coperta, ha dovuto manifestarsi, ha dovuto concretizzarsi, ha dovuto valorizzare e far capire e conoscere agli altri cosa vuol dire in effetti essere nell'ombra, ma avere la forza per poter emergere quando vogliamo, no? Avere la forza perché di poter tirare fuori quelle che sono le nostre capacità professionali quando vogliamo. Questo è fondamentale capirlo, ma è molto bene anche che si ritorni nell'ombra. Cioè che si ritorni con questa copertina, no? Che ci permette di avere come dire, se vogliamo, anche un riparo professionale, una dignità e un gusto per ciò che facciamo che è diverso, dal comparire, che è diverso dall'apparire, no? Se no non funziona così bene. Bravo. È come amare una bellissima donna nonostante il suo aspetto esteriore, perché è bella dentro, perché è forte dentro, perché ha un'emozionalità interiore straordinaria, no?
poi c'è anche l'aspetto, va bene, non importante, ma questa parte della donna è qualcosa che noi conserviamo, insomma. Il pubblico si accorge, per fortuna, della qualità dei prodotti. È anche vero che però l'offerta dei prodotti è talmente tanta che non è che, cioè, noi ci accorgiamo se è fatta male una serie di richiamo, ma tutto il resto, tutta la gran parte, cartoni animati eccetera eccetera, che vengono fatti di sottobosco eccetera, nessuno si accorge di niente, il prodotto va in onda, i bambini lo fruiscono e lì finisce. Però è anche vero che nel corso di questi ultimi anni c'è stata una sorta di inversione di tendenza, e cioè le aziende serie, che per la maggior parte sono a Roma, hanno deciso di cercare di mostrarsi per le loro qualità e capacità e non per la forza di andare sotto costo. Questo è l'unico sbocco per il futuro, nel senso che dobbiamo ridare una dignità, come già ce l'aveva questo lavoro anni addietro, in modo che a lavorare siano realmente le persone di grande spessore, di grande professionismo, imprese e ditte di doppiaggio certificate, che facciano in modo di dare dei prodotti a livello e all'altezza di questo mestiere, che è bellissimo, se no io non lo farei da così tanto tempo, perché ancora la mattina quando mi alzo mi diverto ad andare a lavorare. C'è stata un'evoluzione all'interno del doppiaggio per quanto riguarda il lessico nei dialoghi? E dunque, io rappresento una generazione vecchia di doppiatori, quindi per me c'è stata un'involuzione. È un'involuzione parimenti all'involuzione planetaria rispetto alla crusca, rispetto all'esattezza della lingua italiana. Io penso che la lingua italiana sia un veicolo anche di seduzione di non poco conto, anche nella vita. A me piaceva parlare italiano nella vita, sebbene io ci si possa andare alle proprie ironie dialettali. Quindi a mio parere c'è stata un'involuzione, ma è un'involuzione dal punto, sai così è se vi pare, dal punto di vista di un uomo di una generazione ben radicata in me. Io sono un rappresentante di una fase elevatissima, a mio parere, sul piano dei dialoghi e degli adattamenti del nostro settore. Ora, anche proprio le serie stesse tendono ad una naturalezza, un nichilismo lessicale che, di fronte al quale non si può dire se sia meglio o peggio, è del tempo, e ogni tempo ha la sua esposizione, la sua intensità e quant'altro. D'altronde, io non penso che sia magnifico sentire i film degli anni 40, anche se ci possono risultare fuori tempo o paradossali, perché rappresentanti del loro tempo. Quindi io penso di essere un rappresentante del mio tempo. Io credo che di lessico ne abbiano sempre saputo poco, sia allora che adesso, quindi su questo non è cambiato molto. Tanta ricerca non ne viene fatta, a volte passano nei dialoghi delle cose veramente impressionanti, però tipo, non so, un film di tanti anni fa in cui c'era venga il Mr. Sheridan, c'è una chiamata a lunga distanza per lei, che era la traduzione letterale di long distance call, interurbana semplicemente. Allora si facevano le traduzioni così, però vedo che anche adesso ogni tanto qualcosa nei dialoghi di grave passa. A parte questo, sono cambiate le persone. Allora era un gruppo molto più ristretto che faceva il doppiaggio, che diciamo per 40 anni almeno ha dominato, ha avuto questo privilegio di dominare, non passava nessuno dalle maglie della famosa CDC, nella quale io ebbi la fortuna di entrare molto giovane, e che era tenuta da fior d'attori, doppiatori, dai quali per esempio io e altri colleghi più o meno della mia età, del mio genere, abbiamo preso, abbiamo succhiato, rapito e imparato tutto quello che sappiamo. Oggi forse c'è una piattezza in un certo senso, perché sono tutti molto più bravi. Un tempo erano bravi pochi, poi c'erano quelli un po' meno bravi ma comunque bravi, poi c'erano quelli, i caratteristi piccoli, la massa, le piccole cose per le piccole battute. Adesso questo non c'è più,
Adesso c'è una sorta di uniformità di ottimo livello, di buon livello, a volte di ottimo, in cui spicca qualcuno molto molto bravo, ma ci sono tanti stabilimenti di doppiaggio, tante piccole società là dove ce n'erano tre. È chiaro che il lavoro è cambiato perché si è in un certo senso frantumato, polverizzato, lo fanno in tanti, lo fanno tutti, misteriosamente tutti lo vogliono fare sempre di più. Ci sono schiere di giovani che pensano che il doppiaggio sia, non so, una panacea. Ai tempi miei si voleva fare teatro. Io ho fatto doppiaggio perché, vabbè, ho avuto il primo figlio a 19 anni, mi sono sposata prestissimo, mi occorreva restare a Roma, ma se no avrei voluto fare teatro, che infatti ho fatto poi quando avevo 30 anni. Ma oggi sembra che tutti vogliono fare il doppiaggio, vogliono imparare, nascono scuole tenute da persone che a volte sinceramente io non saprei nemmeno come definire, però io sono molto severa, lo ammetto, forse sono anche un po' cattiva, non lo so. Non vedo una grande preparazione, non vedo come la persona tale possa essere in grado di insegnare alcunché a chi che sia, non è possibile. Sei a favore, a prescindere da C'era una volta in America, al ridoppiaggio di un film? Che gli attori magari della vecchia edizione sono ancora, i doppiatori sono ancora tutti vivi e potrebbero tornare loro. Cosa ne pensi? No, io penso che un film, una volta che è fatto, deve rimanere così com'è. È una questione di diritti, naturalmente, ci sono delle cose che esulano, diciamo, dal lavoro artistico. Naturalmente quando noi l'abbiamo ridoppiato, c'era una volta in America, la metà degli attori, i nostri colleghi, erano morti. Erano passati degli anni, quello che ho doppiato io naturalmente aveva 40 anni nel video e il doppiatore che l'aveva doppiato 40 anni prima naturalmente aveva una voce non più adatta per il ruolo. Non, sostanzialmente non sono favorevole, capisco che è una situazione di mercato dalla quale purtroppo non possiamo, cioè noi lavoriamo, per cui siamo chiamati a lavorare e facciamo del nostro meglio. Secondo me è un'aberrazione, io mi sono un po' vergognato, insomma, dati i miei illustri colleghi che avevano doppiato 40 anni prima quel film, insomma, che rimane un capolavoro della cinematografia. Secondo me quello è il film, è l'altro. Molti adesso con le nuove piattaforme, molti spettatori preferiscono, dicono, la lingua originale perché dicono sia più fedele al messaggio che voleva dare l'autore. Possiamo fare una breve discussione su questo? Più che breve, sarebbe una lunghissima discussione che anche altri anni addietro abbiamo affrontato proprio qui, anche a Voci nell'Ombra. E lì c'è un approccio diverso. Se noi vediamo la televisione o anche il cinema con uno schema solo culturale, probabilmente questi signori hanno ragione, però non dimentichiamo che noi facciamo spettacolo, diamo momenti di allegria e di gioia, di spensieratezza al pubblico, per cui se un prodotto è ben fatto, che magari quella parola non sia stata detta nella stessa maniera in cui è stata detta in inglese, secondo me ha poca importanza. L'importante è che il prodotto nel suo complesso abbia quelle caratteristiche e soprattutto sia gradito dal pubblico che ne fruisce. Mi parlavate della scuola del DAMS, c'erano fior di insegnanti al DAMS, ci sono ancora. Questo è un festival dedicato alla memoria di Claudio G. Fava, che io ho avuto il piacere di conoscere molto bene, per cui ho lavorato facendo dei dialoghi di serie, di film per la televisione. Lui era un dirigente televisivo e ho potuto constatare che persona squisita fosse e che uomo intelligente e colto fosse. Fava era un linguista, un italianista, era uno su cui si poteva discutere sul significato, sull'accezione di un termine per due ore, ed era anche appassionante lavorare per lui, difendere nel mio caso le mie scelte, lui propormene altre. Quindi quando istituirono questo festival di Voci nell'Ombra, anche con Astori, che era un'altra persona molto molto in gamba, io fui lietissima di venire qua e prendere questo premio già 20 anni fa.
ora mi hanno richiamata per un altro premio, sempre alla carriera, e io lo prendo volentieri. Beh, Voci nell'Ombra è una manifestazione che ormai è consolidata nel tempo, il prossimo anno sarà il ventennale, non è roba da poco, insomma, è cose importanti. Ed è consolidato intanto perché ha una storia, a differenza di altre manifestazioni che si svolgono che hanno meno storia di questo. Questo è l'unico vero festival nazionale del doppiaggio e quindi ha un know-how molto forte. Sia Claudio Gifava che Astori, che sono stati i fondatori, e poi Tiziana, che è il Deus ex machina da questa cosa qua, e la tiene in piedi con molta tenacia, forza e anche con molte difficoltà, ovviamente. È qualcosa che per noi ha un valore etico, professionale rilevantissimo. E quindi tutti gli anni, o quasi tutti gli anni, o gli anni in cui io sono stato presente, ho sempre vissuto in questi giorni, i giorni del festival, delle emozioni molto particolari, anche perché questo incontrare colleghi al di là dell'ambiente strettamente professionale, cioè al di là del leggio, al di là di queste cose, ci permette di scambiare opinioni, di fare due chiacchiere. E devo dire che ogni anno, grazie a Tiziana, migliora sempre di più anche a livello organizzativo, di accoglienza di noi doppiatori, quindi devo dire che mi trovo bene. In più è un bel riconoscimento per noi doppiatori di un lavoro di un anno, di prodotti importanti che ci hanno dato soddisfazione fuori di qua e ce ne danno anche molta qui all'interno. Fra l'altro io partecipo qui anche come sponsor della manifestazione, perché la mia società, che è questa qua, la CCC Group, è diventata sponsor perché riteniamo che questo tipo di manifestazioni aiutino il nostro lavoro e quindi bisogna incentivarle perché mettono in mostra le qualità di tanti attori, doppiatori importanti che io conosco da tutta la vita e che hanno dato grandi grandi cose a questo lavoro. Ragazzi, il doppiaggio è una brutta bestia e quindi tanti ragazzi che lo fanno cerco di convincerli a cambiare idea.